dottor Vino Caprio, un Bettino Caprio, un 296 GTS direi, 458. Che passa? Ostenta, eh? Ostenta parecchio, con l'ambo a qua, comunque alla barzelletta siamo, uno scherzo. Questo l'hanno menato, questo l'hanno proprio dato la pizza quando è passato McLaren. Insomma, dai, questa con la serie 8 Cabrio gli ha dato un paio di schiaffetti, l'hanno andato a casa. Insomma, c'è sempre del bel vedere nel principato del Monaco. Ah, abbiamo un'altra giallina, che è la giallina? Abbiamo come stenta quest'anno, che trae la spalanca lui, eh? E così ci va, a noi ci piace così, a noi ci piacciono i quattro, a noi ci piacciono i quattro di quelli proprio veri. Sei quattro e lo fai sentire, a noi ci piace così. Poi arriva anche Riccio, arriva Riccio. Arriva Riccio, se arriva Riccio, arriva Riccio. Molto, molto pacco Riccio, eh? Poi abbiamo il camaleonte, abbiamo un paio di cani. Anzi, una sola, ma proprio cane che vale anche una mouse. E poi c'è lui. E poi arriva lui. Una volta un mio amico mi raccontava che passò qua, lui era qua, presente, e stava con un commendatore, non mi ricordo. Aveva la tema turbo diesel il commendatore, lui lavorava qua in banca, residente qui a Monaco. E allora, anzi, il commendatore era con lui. Lui aveva la tema turbo diesel. E passarono qua, perché quel tempo si passava fino a qua con la macchina, passarono qua e lui andava piano, perché qua si va piano. Allora vede che il commentatore piano piano, man mano che arrivano vicino al casino, si abbassa, si scivola sotto il sedile. Allora lui se lo guarda e questo commentatore gli fa, si chiama Pascucci, ti chiamo questo mio amico, vada Pascucci, vada con questo vuoto del diesel. Il commendatore, non mi ricordo come, vada Pascucci, vada con questo vuoto to del diesel. Viva la vita, tutta la vita, le principate del Monaco, la finzione, l'utopia.